Quarto giorno di pre-ritiro qui a Cerignola con l'Audace. Oggi siamo in compagnia con un altro dei volti nuovi dell'Audace Cerignola, Angelo Colella, proveniente dal Vieste. Angelo, che Cerignola hai trovato? Che ambiente hai trovato? Ma ho trovato un ambiente bellissimo, anche perché già conoscevo alcuni giocatori dell'Audace Cerignola, tipo Morra, Grieco, la Salandra, quindi Morra e Grieco abbiamo giocato insieme a Vieste, quindi mi hanno fatto, sono già di casa, diciamo così. Eri richiesto da tantissime società, anche qualcuna anche di Serie D. Cosa ti ha spinto ad accettare l'offerta dell'Audace? Ma sono, parlando anche con gli altri, mi hanno consigliato quasi tutti quanti Cerignola, proprio per l'ambiente, proprio perché ha un progetto importante, e per me è stato un onore, quindi ho preso subito la palla al balzo. Il tuo curriculum parla chiaro, porterai tanta qualità e quantità al centrocampo dell'Audace. Cosa ti senti di promettere ai tifosi e cosa ti senti di dire loro? Ma la cosa che prometto io è di dare il contributo massimo al Cerignola per cercare di arrivare più in alto il possibile, come ha detto già la società, che punta in alto, e quindi spero che con il mio piccolo contributo possiamo arrivare più in alto possibile. Ok, grazie Angelo e benvenuto qui a Cerignola. Grazie a voi, un abbraccio. Siamo con Michele Ragone, arrivato in prestito dalla Sampdoria. Ecco Michele, che cosa ti ha spinto ad accettare questa proposta del Cerignola e passare dalla Samp all'Audace? La cosa che mi ha convinto subito di venire qua è stato l'ambiente, poi essendo un cerignolano doc andavo sempre a vedere la partita allo stadio e l'ambiente, i tifosi, è una cosa molto bella giocare per la maglia della propria città, e poi conosco anche parecchi ragazzi e sono convinto che ho fatto la scelta migliore di venire qua nella squadra nel mio paese. Questa sarà una sfida importante per te, può essere un passaggio molto importante per la tua carriera. Quanto sarà emozionante giocare per i colori della tua città? Non ho mai provato l'emozione di giocare per la mia città, ma credo che quest'anno riuscirò a togliermi tante soddisfazioni e proverò delle emozioni che fino adesso non ho mai provato. Partendo dal presupposto che hai sempre giocato a livello, con squadre a livello di settore giovanile, questa è la prima volta che fai parte di una prima squadra. Dopo quattro giorni di ritiro, quali sono le differenze che hai trovato tra Genova, con la Samp e qui a Cerignola? C'è una netta differenza tra giocare a livello del settore giovanile e con i grandi, cioè più gamba, più cattiveria, più fame, ti vengono subito a pressare, mentre nel settore giovanile riesci più, hai più tempo, riesci più a giocare la palla e poi qui è un livello molto alto. Sei il più piccolo della squadra classe 99, ricordiamolo, come ti hanno accolto i tuoi nuovi compagni di squadra? Come ho detto già prima, conoscevo già molti ragazzi e mi hanno accolto molto bene, soprattutto il capitano Luigi Di Pasquale è stato molto disponibile, ma anche gli altri ragazzi più grandi mi danno consigli. Per me è una grande cosa, perché essendo il più piccolo riescono a darmi tanti consigli che io devo apprendere, perché c'è gente, parecchia gente che ha giocato ad alti livelli. Per chiudere, che campionato pensi potrà fare Michele Ragone? Io penso che, a prescindere da come andrà il campionato per quanto riguarda la squadra in generale, io sono sicuro che dentro me stesso riuscirò a dare il massimo per questa maglia e per la maglia del mio paese. Ok, grazie Michele, benvenuto qui nell'Audace. Grazie a voi.